Lasciamo in diretta. Bene. Insomma, in anticipo o sbaglio? Sì, adesso metto che inizia tra 5 minuti il webinar, così intanto la gente entra. Aspetta, già che ci sono, prendo la penna. Devo cercare la penna. Prova microfono. Sì, funziona. Arrivo subito, ho un minuto che faccio pipì. Buonasera a tutti e benvenuti al webinar di Volumetrica Trading. Questa sera avremo Enrico che ci parlerà appunto dell'introduzione della Volbook, della nuova versione della Volbook, di cosa abbiamo fatto, insomma. Dopodiché non credo che Enrico abbia bisogno di presentazioni, ma in caso, insomma, una breve presentazione. Io prima di lasciare la parola ad Enrico e ovviamente anche di ringraziarlo per aver accettato di fare questo webinar insieme a noi, vi leggo il nostro disclaimer, dopo insomma lascio la parola al dottor. Se avete poi domande, fatele pure in chat, perché dopo io le girerò ad Enrico che, se avrà modo, vi risponderemo insomma a tutti. Allora, disclaimer, la presente analisi non costituisce istituzionale investimento. Tutte le informazioni, comunicazioni e analisi qui proposte non sono in alcun modo da considerare come consulenza in materia di investimenti, ex articolo 1,5, septies, del decreto legge 98, 5 della finanza. Esse non sono nemmeno raccomandazioni standardizzate rivolte al pubblico.
questi voti via i scettico caratteristiche del messaggio non è personalizzato, in quanto non è prestato per scuola nell'ambito del rapporto obbligatorio della fisica persona, non è presentato in quanto per la fisica persona, la scrivente non conosce alcuna informazione relativa alle caratteristiche personali e professionali collegate a questo webinar, specie più individuali, nelle perdite, consistenza patrimoniale, sistema finanziario, conoscente ed esperienza, condizione psicologica, ordine temporale ed obiettivi di investimento. Ci spalliamo dal farlo, ma chiunque assuma posizioni coerenti con le proposte lo possono presentare su questa attività. Gli iscritti a questo webinar devono essere consapevoli che l'operatore sui mercati finanziari comporta un rischio elevato. In particolar modo si consiglia di non intraprendere nessuna operazione a coloro che ritengono di poter impiegare il proprio denaro senza rischio per i mercati finanziari. Attenersi al risultato che è sempre positivo. Le analisi, le informazioni, le opinioni qui esposte, sebbene tutte in elaborazione accurata, vengono fornite solamente a scopo didattico e vengono fornite senza nessuna garanzia né esplicita né implicita. Chi si espone in questo webinar declina ogni responsabilità nei confronti di chiunque, per qualsiasi perdita, responsabilità, costo, pretesa, sborso, danno alto, diretto o indiretto, negligenza compresa, rimane attivo di porre in essere un'operazione, un'operatività coerente con analisi proposte. Ok? Bene. Direi che lascio la parola a Dico. Ciao a tutti, mi devi abilitare la condivisione dello schermo? Vai per la visionata. Ok, che schermo? Condivido questo. Lo vedete? No, vedo la mia faccia orrenda. Sì, lo vedete? Ok, perché sono anche dell'altra parte di YouTube, ma mi sa che è ritardato rispetto di qualche secondo. Ok, allora buonasera a tutti. Oggi volevo fare questo webinar, vi racconto cosa vedremo, perché volevo che non scappaste subito nei primi 30 secondi, quindi cercare di capire di che cosa parliamo oggi. Quindi cerchiamo di capire intanto perché lo facciamo questo webinar e vi racconterò un po' come io lavoro con i volumi e quali sono i vantaggi e a cosa serve questa piattaforma che è Volbook, che vi farò vedere. Iniziamo subito su questo argomento. In teoria io avrei voluto fare oggi un cosiddetto bonus track del corso V-Days che abbiamo fatto a fine marzo, perché durante il corso avevo promesso alle persone che hanno fatto il corso con me, con Edoardo Burattini e Paolo Serafini, che avrei aggiunto alcuni argomenti, perché il corso era, mi sembra sia durato un buon 25-26 ore, però c'erano ancora tanti argomenti di cui volevo parlare, quindi avevo promesso di fare questo bonus track. Invece poi parlando con Rodolfo, Antonio, eccetera, e Marco, abbiamo detto noi facciamo una cosa più introduttiva e facciamo vedere la piattaforma a chi probabilmente non ha una conoscenza e non ha idea dei vantaggi che questa piattaforma stessa, la piattaforma possa fornire. Quindi l'obiettivo di questo webinar è questo. Però io già una cosa che volevo dirvi è che comunque io voglio un rimborso per mancati profitti oggi, perché oggi è stata una giornata iper volatile e io ho passato il pomeriggio a fare queste 3-4 slide e quindi ho tradato poco, diciamo l'ho appagnato, me lo sono portato a casa, ma con una volatilità del genere c'era la possibilità di guadagnare tanto o perdere tanto ovviamente, e quindi vabbè, insomma, a parte questa battuta, effettivamente oggi è stata una giornata finalmente direzionale e volatile dopo 3-4 giorni di noia assoluta e me la sono persa. Vabbè, pazienza. Allora, perché io ho incominciato ad approcciare i volumi? Io non voglio raccontarvi la mia storia per nutrire l'ipertrofia del mio ego, che è già abbastanza consistente, ma volevo raccontarvi un po' il percorso comunque che mi ha portato a utilizzare questo genere di trading. Io sono sempre stato un cacciatore di edge, di vantaggi. Perché? Perché fin da quando ho iniziato a fare trading ho capito sostanzialmente che se i mercati hanno una fortissima componente di casualità, allora qui ci sono le teorie famose del random walk relativamente alla questa teoria del cammino casuale, ovviamente se i mercati fossero realmente casuali non avrebbe senso lavorarci, invece fortunatamente un senso ce l'ha. Però occorre trovare comunque un vantaggio, perché è un gioco comunque molto complicato e per giocare si pagano commissioni, si paga slippage, si pagano piattaforme, flussi dati, eccetera. Quindi se non si ha un vantaggio operativo oggettivo non si riesce ad andare avanti in questo mestiere. In più,
si aggiungono quelli che sono i cosiddetti bias cognitivi, cioè tutti i, quelli che normalmente vengono descritti come psicologia del trading, che sono una serie di problemi mentali, diciamo, che il nostro cervello ha e che nascono da, vabbè, da ragioni anche addirittura ancestrali, che ci impediscono in realtà di essere lucidi, di lavorare in maniera razionale quando facciamo trading. Non parlo di paura, eccetera, parlo proprio di comportamenti errati che sono abbastanza comuni a tutti i trader. Molti trader avranno sperimentato il problema di magari fare tanti bei giorni positivi e poi con un unico giorno negativo, magari andando contro trend, come potrebbero aver fatto molte persone oggi, bruciarsi il lavoro di un mese o più. Ecco, questo argomento del psicologico mi piacerebbe un giorno casomai affrontarlo in una giornata, se vi piace e se vi interessa, apposita, perché ci sono tanti di questi bias che dovremmo imparare a riconoscere per cercare di controllarli. Comunque la logica del vantaggio ti permette un pochettino di mitigare anche gli aspetti psicologici, cioè se tu hai una certa tranquillità relativamente al fatto che il tuo sistema di lavoro funziona, la tua testa lavora in maniera un pochino più razionale. Allora, io ho iniziato, in realtà era quando ho iniziato la prima volta, ho iniziato come tutti con l'analisi tecnica, partecipando ai vari eventi e fiere che c'erano allora, e ho capito che forse quello non era esattamente il mio approccio, perché fondamentalmente non mi fidavo di tutte quelle cose che mi disegnavano sui grafici e soprattutto, non so, i pattern o gli indicatori mi facevano vedere degli esempi cosiddetti esemplari in cui guarda perfettamente come ha funzionato il cuneo, il testa e spalle, eccetera, però erano esempi esemplari, cioè scelti apposta sulla carta, e mi chiedevo sempre se questo genere di approccio, se usato in maniera sistematica, cioè continuativa, faccio sempre la stessa cosa quando vedo quel genere di formazione, di pattern, di indicatore, di incrocio di medie, di eccetera eccetera, se mi avesse dato un vantaggio oggettivo. E alcune cose potevano essere testate, altre meno, e quindi mi sono messo a lavorare sulle cose che potevano essere testate, e così sono diventato un trader sistematico sostanzialmente, quindi un trader che cerca per esempio nella natura del mercato il vantaggio oggettivo. Se volete, c'è un mio vecchio video su YouTube, lo cercate, Enrico Stucchi Active Trades 2018 Bologna, dove racconto in un'ora e passa qual è questa logica della natura del mercato, cioè il fatto che alcuni strumenti finanziari abbiano una natura tendenzialmente reversal ed altri tendenzialmente trend follower, e quindi si possono sfruttare questo genere di comportamento. Io non abiuro la mia fede sistematica, cioè continuo ad avere un sacco di trading system attivi che lavorano in continuità, però da alcuni anni ho cominciato a interessare i volumi. Sono abbastanza neofita dei volumi, a dire il vero, nel senso che ho cominciato a guardarli 3 anni fa, non è che non li conoscessi prima, però non ero veramente un esperto, però ho capito che l'approccio dei volumi aveva una logica, aveva un senso, perché ho capito ovviamente che il prezzo è mosso dalle mani forti e dai volumi, e ho capito anche quali erano i comportamenti e le esigenze che avevano gli operatori sul mercato e come queste si riflettessero con i volumi. Adesso però il problema di base, si fa presto a dire volumi, ci sono tanti tipi di volume diverso. Questo ad esempio che vedete è un'analisi in cui ho il classico volume sull'asse dei prezzi, questa parte qui, e il volume sull'asse dei tempi, questo è l'asse dei tempi, cioè il volume classico, diciamo, e quello sull'asse dei prezzi, cioè la distribuzione dei volumi lungo i vari prezzi. Mentre il volume sull'asse dei prezzi è una cosa antichissima, cioè c'era già ai tempi di Wyckoff, il volume sull'asse dei prezzi, cioè il cosiddetto volume profile, è una cosa abbastanza nuova, perché è arrivata quando sono arrivate le piattaforme di trading più avanzate e i flussi dati di qualità, quindi i flussi dati al tick. Quindi il volume profile è uno strumento più nuovo, prima di questo c'è stato un tentativo che ad oggi utilizzano ancora molti, che è il market profile, ho detto anche TPO, che è una simile al volume profile, ma ha delle logiche completamente diverse. Ora,
Questo è l'analisi, diciamo, dei volumi tramite il volume profile, è una tipologia di analisi volumetrica. Un'altra, ovviamente questo, in questo caso qui, quindi abbiamo i volumi sull'asse dei prezzi, il volume sull'asse dei tempi espressi come volumi totali, e quando si hanno un data feed di qualità che ti permette di tipizzare, cioè di comprendere se il volume ha colpito il denaro o la lettera, l'ASCII o il BID, è possibile calcolare anche il delta, cioè il delta è la differenza dei volumi che hanno colpito il BID meno la differenza dei volumi che hanno colpito l'ASCII. Quindi avrò un delta positivo verde se ho più volumi che hanno colpito l'ASCII rispetto a quelli che hanno colpito il BID, e avrò un volume, un'indicazione rossa, se ho più volumi che hanno colpito il BID, cioè il denaro, rispetto all'ASCII. Questa cosa si può esprimere anche in questo caso sia sull'asse dei prezzi sia sull'asse dei tempi, e sono anche queste informazioni aggiuntive rispetto a quello del volume normale. Questo genere di analisi mi piace, la uso, ho sempre aperto comunque un volume profile sia di tipo composito che quelli della sessione, e per capire in realtà come si sta sviluppando il mercato, come si è sviluppato, dove sono le zone a maggiore volume battuto, e per comprendere quello che poi vedremo forse un po' meglio, cioè il concetto della auction market theory, cioè quando i mercati sono bilanciati o sbilanciati. Lo vediamo dopo con un esempio. Però questa cosa non era sufficiente per me. Ho cominciato a studiare il mondo del cosiddetto order flow. Quindi i volumi sono da una parte il volume sull'asse dei prezzi, il volume sull'asse dei tempi, e c'è il mondo dell'order flow. L'order flow è una cosa un po' diversa, è il flusso degli ordini. Già flusso vuol dire una visualizzazione dinamica che cambia costantemente e che mi va ad individuare sia gli ordini passivi, cioè quelli che in inglese resting order, cioè quelli che sono, o limit order, cioè che si vedono sul book. Il book ha vari nomi, tipo LOB, cioè sta per limit order book, oppure depth of market, DOM, level 2, insomma ci sono vari nomi per individuare il book verticale sostanzialmente. Quindi gli ordini passivi che sono presenti sul book non sono fermi, si muovono, e quindi l'order flow è il flusso, cioè la variazione nel tempo di questi ordini presenti sul book. Gli ordini possono essere aggiunti e tolti sul book prima di essere eseguiti, quindi ho degli ordini cosiddetti stacked quando vengono caricati sul book, o pulled quando vengono tolti dal book. Questi sono solamente una parte degli ordini, una parte che tra l'altro è forse la meno interessante perché è parzialmente falsa, cioè il book non è del tutto vero. Perché non è del tutto vero? Perché da una parte può sovrastimare gli ordini che sono presenti. Perché può sovrastimare? Perché potrebbe darsi che quando il prezzo arriva verso quel volume che è lì quegli ordini che sono lì sul book, gli ordini scompaiono, quindi vengono tolti prima che il prezzo ci arrivi. Ora, questa attività, se viene fatta in maniera continuativa e con l'obiettivo di ingannare, cioè di far sembrare il book più grosso di quello che non è un'attività illegale e si chiama spoofing. Lo spoofing è perseguito, si va in galera per spoofing, c'è qualcuno che ci è andato, se cercate su Google, cercate persone andate in galera per spoofing, trovate la storia. E quindi in realtà l'obiettivo degli ordini sul book sarebbe quello di essere eseguito, ma nessuno impedisce di togliere l'ordine se uno non è più convinto di fare diciamo, quell'ordine, quindi di essere eseguito sul book. Inoltre sono falsi perché non sono totali, quindi a volte sovrastimano la quantità diciamo, di ordini che sono lì per essere eseguiti, e altre volte le sottostimano. È il caso degli ordini iceberg. Gli ordini iceberg sono ordini che sono nascosti, sono già presenti o vengono comunque gestiti da algoritmi che ricaricano il book appena una parte del book viene consumata, e quindi io potrei pensare di avere una certa liquidità sul book, ma ce n'è una nettamente maggiore perché una parte è visibile, una parte è hidden, è nascosta, come un iceberg. La punta appare sopra il mare, ma la maggior parte dell'iceberg è sotto.
La parte però più interessante dell'order flow, secondo me, è la parte degli eseguiti, cioè i cosiddetti ordini attivi, cioè quelli che vanno a colpire, cioè gli ordini market, che vanno a colpire il bid o l'ask. E questi ordini attivi o eseguiti devono anche essere tipizzati, quindi bisogna sapere quando è stato il timestamp, cioè quando è stato fatto l'ordine, che volume è stato eseguito e se il prezzo di esecuzione e se ha colpito il bid o l'ask. Questo è l'obiettivo sostanzialmente del flusso degli ordini. E quindi l'order flow è questo, è l'analisi di questi dati. Allora, è necessario comprendere, secondo me, ed è quello la cosa che mi ha, diciamo, mi è piaciuta soprattutto di Volbook, è comprendere la cosiddetta market mechanic, cioè la market mechanic è la disciplina che descrive la tipologia degli ordini, la microstruttura, la dinamica del book, del flusso degli ordini, nonché degli algoritmi di incrocio, cioè cosiddetti matching algorithm. Cioè, normalmente sapete che se io metto un ordine sul book e sono insieme ad altre persone, quindi sono in una coda, ok? E questa coda fa sì che io debba essere eseguito per primo se qualcuno va a colpirmi sul book, se sono il primo in ordine cronologico ad aver messo l'ordine. Viceversa, se sono l'ultimo ad aver messo l'ordine, sarò eseguito per ultimo. In realtà questo non è del tutto vero, perché su alcuni mercati, i cosiddetti market maker che vedremo dopo, hanno priorità su di me, anche se hanno messo l'ordine dopo di me. Perché in alcuni mercati premiano l'attività di market making e quindi esiste un algoritmo di incrocio che va a preferire il market maker al trader sul book. Però vabbè, questo è un dettaglio tecnico. Comunque la market mechanic spiega come funziona tecnicamente il mercato. Allora, il mercato è fondamentalmente una cosiddetta doppia asta. Continua, non confondiamo il termine asta con l'asta di apertura o l'asta di chiusura, che sono termini che forse vengono più sono più noti, ma la cosiddetta negoziazione continua è di fatto un'asta continua in cui ho dei venditori che offrono, guardate quassù, venite a comprarmi, e dei compratori che sono qua dicendo qui ci sono i soldi, c'è qualcuno che vuole venire a prendere questi soldi dandomi in cambio il proprio lotto di strumento finanziario. Quindi è un'asta doppia che va in tutte e due le direzioni ed è fatta da fondamentalmente quattro attori: i compratori aggressivi o aggressors, cioè quelli che comprano market, e in inglese che si chiama lift the offer, cioè io vado a colpire l'ask. Oppure posso essere un compratore passivo e quindi mi metto limit sul book con un ordine buy limit e aspetto che vengano a colpirmi. Posso essere un venditore passivo, quindi metto un sell limit sul book e aspetto di essere colpito sull'ask. Oppure posso essere un venditore aggressivo che va a colpire market, quindi con un ordine a mercato. Il bid in inglese si chiama hit the bid, quindi lift the offer vuol dire colpire l'ask, hit the bid vuol dire colpire il bid, il denaro. Offer, ask, sono la stessa cosa, ok? Offer, ask, lettera, bid, denaro in italiano. Allora, questa diciamo, suddivisione in quattro quadranti distingue in assoluto due tipi di operatori, cioè gli aggressivi dai passivi. Gli aggressivi si chiamano takers perché tolgono liquidità ai mercati, portano via liquidità. E i passivi si chiamano makers, market makers, tant'è che il market making è un'attività di fornitura volontaria di liquidità al mercato con lo scopo di guadagnare cercando di rimanere neutri come posizione. Cercheremo poi di vedere esattamente cosa fa un market maker perché ha un'influenza sul, diciamo, sul mercato piuttosto importante. Quindi questa qui è una guerra instabile. È una guerra instabile perché non è che io, non so, se voglio comprare, sono necessariamente un compratore passivo. Perché magari io voglio mettere un ordine limit sul book, non mi eseguono e cosa faccio? Divento un compratore aggressivo, cioè tolgo il mio buy limit e faccio un buy market. Viceversa, se voglio vendere, potrei essere vendere limit oppure vendere market. Ricordo che take profit e stop loss sono due ordini concettualmente diversi, perché un take profit è un ordine limit e uno stop loss è un ordine stop, quindi che viene eseguito market una volta che è stato toccato il mio livello di trigger, cioè il mio livello che ho impostato. Quindi generalmente ha almeno
tick di slippage, cioè viene toccato quel prezzo lì, lui vende market, quindi se il livello è stato svuotato probabilmente ho uno slippage di almeno un tick, se non parlare di aperture, ovviamente aperture in gap, eccetera, dove gli slippage sono molto ma molto più grandi. Comunque questa guerra non è una guerra fissa perché gli operatori che sui mercati cambiano idea costantemente, ok? E quindi passano da essere attivi a essere passivi, oppure se hanno grosse quantità di ordini da acquisire o da vendere, possono essere entrambe le cose. Quindi posso essere sia compratore attivo e vado a colpire l'ask, sia compratore passivo e aspetto sul miglior livello del book di essere colpito. E faccio tutte e due le cose. Poi chi lavora, diciamo, gli istituzionali, i cosiddetti maniforti, che vediamo meglio adesso, sono delle persone che hanno macchine per fare queste cose qui. Ci sono algoritmi che ormai hanno il 70% del mercato in mano, quindi possono splittare le proprie proposte tra ordini attivi e ordini passivi, tra aggressivi e passivi, come e quando vogliono. Quindi è una lotta comunque molto in divenire. Io vedo sempre come una logica di un tiro alla fune sostanzialmente, no? Quindi ho un tiro alla fune tra i compratori e i venditori, in cui però le parti in campo cambiano, cioè ci sono dei momenti in cui i venditori e i compratori fanno avanti e indietro in questo tiro alla fune e il mercato non va da nessuna parte, e ci sono dei momenti fortemente sbilanciati dove netta la forza dei compratori rispetto ai venditori perché più gente si è spostata, per esempio, dalla parte dei compratori e per tirare il prezzo verso l'alto, oppure dall'altra parte se fossero venditori. E quindi questa metafora, tiro alla fune, spiega meglio comunque il fatto che siamo tutti delle zoccole, perché fondamentalmente andiamo dalla parte, dobbiamo andare e facciamo bene ad andare dalla parte del più forte. Adesso nel corso dei V-Days io ho dedicato un'ora intera alla spiegazione di chi sono le maniforti. Secondo me è una cosa di un'importanza mostruosa perché credo che la maggior parte delle persone non abbia assolutamente idea di chi siano e cosa facciano questi signori. C'è il termine maniforti, smart money, istituzionali, che viene abusato senza che in realtà la maggior parte delle persone sappia chi siano queste cose qui. Invece, proviamo a fare un rapido excursus. Ovviamente avevo dedicato più di un'ora nel corso, quindi non possiamo farlo adesso. Cerchiamo di vedere in 5 minuti di fare però il sunto di chi sono questi signori. Una cosa che dovete capire è che il mercato è mosso sostanzialmente da loro, cioè i retail trader nel mondo dei future, ma anche delle azioni, non contano praticamente nulla. Quando dico nulla vuol dire che arrivano a 1, 2, 5% dei volumi scambiati, non di più. Non lo dico io, ve lo dice il COT, cioè il Commitment of Traders. Potete analizzare il Commitment of Traders e analizzare quante sono le percentuali dei cosiddetti non reportable. E ricordo che, per esempio, su ES, per esempio, su Mini S&P 500, i cosiddetti non reportable pesano per circa il 15% dei volumi, delle posizioni in realtà detenute. Però che cos'è un non reportable? È un operatore che ha meno di 1000 contratti. Ora immaginate un operatore che ha 900 contratti in mano, non lo potete definire un retail, ok? Quindi diciamo che quelli che hanno meno di 1000 contratti hanno in mano il 15% del mercato, il resto è chi ha più di 1000 contratti. Non solo, ma nel COT troverete anche una bella interessante statistica dove vedete che, per esempio, i principali quattro operatori del mercato possono detenere tra il 30 e il 60%, su alcuni strumenti addirittura il 60% delle posizioni, cioè quattro operatori hanno il 60% del mercato in mano, 4, ok? Quindi immaginate questi se vogliono manipolare il prezzo e portarlo dove vogliono, se possono o non possono farlo, ok? Allora, chi sono però questi grossi operatori? Andiamo diciamo dal più grosso al più piccolo. Ora questa classifica magari non è del tutto accurata come logica di fondi pensione privati, cioè l'ortografia, scusate. Comunque, tra i più grossi ci sono i cosiddetti fondi sovrani, no? Se googolate i fondi sovrani, non sapete cosa sono i fondi sovrani, cercate con Google e scoprirete un mondo. Poi ci sono i fondi pensioni privati, i fondi di investimento, mutual funds,
E i fondi passivi, quindi tipo gli ETF, gli ETN, gli ETC, tipo SPY, non so, SPY è un ETF americano che SPY da solo fa praticamente l'equivalente degli ETF di tutta Europa, è quello sull'S&P 500, è un oggetto enorme, o QQQ, che è quello sul Nasdaq, DIA, quello sul Dow Jones, eccetera. Hedge funds, che sono fondi speculativi, quindi con obiettivi di target di clientela già completamente diversi, gli endowments, che sono le fondazioni universitarie, che in America sono molto grosse, commodity trading advisor, CTA, CPO, commodity pool operators, i prop trading desk, quindi le merchant bank, cioè chi fa trading sui soldi propri, ok? Gli HFT, i market makers. I market maker sono quindi quelle persone che fondamentalmente, quelle istituzioni che forniscono liquidità al mercato, quindi quotano sia il bid che l'ask e sono quasi costantemente presenti al mercato. Hanno la possibilità di togliersi solo in determinate condizioni e solo per determinati un numero limitato di minuti durante la giornata, tipicamente davanti al rilascio dei dati macroeconomici, perché i market maker odiano lavorare in situazioni di rischio, di sbilanciamento. Poi ci sono altri questi, vabbè, questi lasciamoli perdere, se volete studiarveli potete andare a comprendere come è fatto il Quant Report, perché ci sono gli strutturatori di prodotti derivati che vengono raggruppati sotto il nome di dealer intermediaries nel Trading of Financial Future, che è uno dei report del COT. E poi ci sono tutti gli operatori che utilizzano le opzioni e i future per coprire un rischio di mercato. Proprio o di quello dei propri clienti. Quindi immaginate, non so, i future sono nati sulle materie prime per il mondo delle commodities, quindi per dare un prezzo fisso certo a uno scambio commerciale. Poi dal mondo delle commodities, delle materie prime, degli agricoli che sono stati i primi future, poi sono arrivati quelli sugli indici che magari sono più noti come ESNQ, FedEx, eccetera. Allora, questi sono gli operatori nell'arena. La cosa importante da capire è che questi operatori non hanno le stesse esigenze, ok? Non hanno le stesse esigenze né dal punto di vista operativo, cioè che cosa interessa a un market maker o a un HFT, cioè un high frequency trader, è diverso da quello che interessa a un fondo sovrano. Cioè un fondo sovrano, ad esempio, non ha obiettivi speculativi, ha l'obiettivo di investire il capitale. Il proprio capitale, come il fondo pensione o il fondo di investimento, all'interno di una struttura ben definita e di regole ben definite, ed è fondamentalmente, diciamo, un buy and hold, cioè compra e tiene, stabilendo delle sue regole e facendo delle rotazioni. Quindi ha degli obiettivi di investimento mediamente lunghissimi, cosa completamente diversa da HFT e market makers, che invece hanno obiettivi di brevissimo termine, quasi come, anzi, addirittura più veloci di uno scalper retail. Nel mezzo, tra il lunghissimo termine e il brevissimo termine, c'è tutto un mondo, chiaramente, c'è il medio termine, mettiamola così. Quindi sono esigenze diverse dal punto di vista dello schema temporale e diverse anche dal punto di vista dell'esigenza, perché noi retail, se facciamo trading sul mercato, lo facciamo con un unico obiettivo, che è quello di speculare, cioè di guadagnare soldi dalla differenza di prezzo tra l'ingresso e l'uscita. Non è detto che questo sia l'obiettivo di altri, cioè altri potrebbero avere l'obiettivo di usare future e opzioni, ad esempio, per proteggere un rischio di un portafoglio. Quindi non hanno un vero interesse che il mercato vada da una parte o dall'altra, quanto di essere coperti da eventuali rischi, ok? Dei propri soldi o di quelli dei propri clienti. Quindi capire che questo genere di cosa genera dei movimenti e dei comportamenti che sono diversi, perché se voi siete un HFT o un market maker, avrete degli obiettivi di brevissimo termine e farete delle operazioni in questo senso. Chi invece è probabilmente preferite lavorare in certi periodi, se dovete fare un acquisto invece perché siete un fondo pensione e il mercato si muove tanto, ma voi dovete comprare miliardi di dollari, ok? Se il prezzo si muove non ve ne frega niente, quindi voi continuate a comprare anche a prezzi crescenti e date al mercato una inerzia, ok? Quindi quando voi vedete partire i movimenti molto imponenti, corali, massivi, cosiddetti trend day, cioè le giornate in cui il mercato non si ferma mai, e quelli sono movimenti in cui questi operatori
entrano a prezzi crescenti se il mercato sale o decrescenti se scende, e non gli interessa del fatto che non stanno comprando il minimo, non gli interessa, il loro obiettivo è di lungo termine. Quando questo accade, se non ci saltate dentro, fate male, perché loro manterranno inerzia al prezzo con il loro volume enorme di acquisto. Noi trader retail, quando facciamo un'operazione, facciamo un acquisto e una vendita, un lotto, magari due, magari tre, mediamo, lavoriamo in micro, non lo so, lavoriamo con size comunque limitate. Ma questa gente deve mettere migliaia di ordini, migliaia di lotti deve comprare, che siano azioni, che siano future. L'esigenza di chi compra e vende migliaia di pezzi non è uguale a quella di chi compra un pezzo o due, come noi. Vi rendete conto di questa differenza? Quindi a loro di comprare sul minimo può non fregargliene. A loro interessa comprare, per esempio, in determinati momenti in cui i prezzi sono stabili. Cerchiamo di capire meglio questo aspetto adesso. Allora, io quello che voglio dare il consiglio, adesso è già passato mezz'ora e non abbiamo ancora visto nulla di piattaforma, quello che voglio dare come consiglio, però questo ritengo sia importante questo, è che il trader deve essere come una remora, cioè il mondo è del trading è gestito da squali. La remora è quel pesciolino che in maniera simbiotica con lo squalo si mangia i suoi pezzi, i pezzi, gli avanzi dallo squalo. La remora è protetta grazie al fatto che sta vicino alla squalo dai predatori ed è anche trasportata gratuitamente nell'oceano stando attaccato allo squalo. Io dico sempre, sono piccolo, l'unica cosa che posso fare è cercare di capire chi sta controllando il mercato. Il consiglio che do a tutte le persone che mi seguono sul mio gruppo Facebook eccetera è di stamparsi la frase sul monitor: cerca di capire in ogni istante chi sta controllando il mercato, chi lo sta muovendo, ok? Chi è più potente, venditori aggressivi, venditori passivi, compratori aggressivi, compratori passivi, compratori in generale, attivi più passivi. Questa è la cosa che dovete cercare di comprendere e poi vi accodate al più forte, ok? È più facile avere soddisfazioni quando si... Io non seguo il calcio, quindi faccio una metafora calcistica evidente. È più facile avere soddisfazioni tifando Barcellona che tifando la rondinella, va bene? Quindi io vi consiglio di tifare Barcellona, ok? Quindi di stare dalla parte dei forti. E i forti si vedono, nonostante cerchino di accumulare, distribuire posizioni nascondendosi, e lo fanno tramite degli algoritmi che spezzano l'ordine in tantissimi movimenti, in realtà l'occhio allenato riesce a riconoscere il loro comportamento. Quindi la cosa che dicevo prima è che gli operatori grossi devono comprare e vendere posizioni rilevanti, non possono accumulare o distribuire queste posizioni, termine accumulare e distribuire poi si può discutere sulla sua validità, ma insomma per adesso usiamo questo, accumulare e distribuire le posizioni su trend singoli, e hanno bisogno di minuti, ore e addirittura giorni per comprare le quantità che devono comprare o vendere. Utilizzano algoritmi, ordine iceberg, strategie eccetera per nascondere il loro operato perché non vogliono farsi vedere, ma come dicevo sono comunque visibili. Gli operatori grossi preferiscono comprare e vendere nei mercati molto liquidi ovviamente e lenti, cioè quando i trade sono facilitati, gli scambi sono facilitati, cioè quelli che si chiamano i mercati bilanciati. Quindi ad esempio su ES preferisco comprare nella sezione cash, cioè quella dalle 3:30 alle 22, su livelli di liquidità importanti perché ci sono tanti pezzi sul book e quindi io vado a cercarmi quei pezzi. Negli orari di maggiore liquidità, se voi analizzate i volumi di scambio, vedrete che sui mercati americani l'apertura e la chiusura o il settlement nei mercati che hanno il settlement, come non so, l'oro, il petrolio, eccetera, sono i momenti in cui sono i volumi più alti. Questa gente qui scambia prevalentemente lì. Se vedete, non so, il mercato americano, ad esempio, l'apertura, la prima mezz'ora è caotica, volumi enormi, idem per l'ultima mezz'ora, specialmente gli ultimi 5-10 minuti. Sono una roba che la velocità dei volumi è talmente elevata da perdersi gli occhi. Ricordatevi che ovviamente queste persone possono facilmente manipolare il prezzo e portare dove vogliono. Nei mercati sbilanciati. Ecco, questo è una sintesi di quella che si chiama l'auction market theory, che
posso analizzare con un banale volume profile, cioè il mercato si divide in momenti in cui il mercato è sbilanciato e mercato in cui è bilanciato. Che cosa significa? Voi avrete tutti notato che il mercato ha velocità diverse, ci sono dei momenti in cui è un mortorio assoluto, il prezzo va su e giù senza andare da nessuna parte, e degli altri momenti in cui parte un'accelerazione ed è molto veloce, no? Ecco, cosa succede? Che i mercati sono bilanciati quando gli operatori stanno accumulando o distribuendo le proprie posizioni. C'è qualcuno che accumula e qualcuno che distribuisce sempre, perché ogni operazione di acquisto deve avere una controparte in vendita, per forza. Quindi dentro un mercato bilanciato c'è qualcuno che sta comprando e c'è qualcuno che sta vendendo. Alla fine però, probabilmente, una delle due parti ha ancora munizioni per sbilanciare il mercato, portarlo fuori dalla zona di bilanciamento ed andare verso zone sbilanciate dove si sviluppa un'elevata velocità, e tipicamente non si sviluppano volumi, cioè durante le fasi più veloci non si sviluppano volumi. Vedete questa candela, la più volatile di questa giornata qua, è quella dove non si sviluppano volumi, ma non vuol dire che non ci sono volumi in questa candela, vuol dire che non c'è tempo di svilupparli su tutti i prezzi, perché il tempo, i volumi si sviluppano su un prezzo quando il prezzo sta in quella zona per parecchio tempo, quindi va avanti e indietro e ripassa su quella zona di prezzo per tanto tempo. Ok, torniamo un attimo all'order flow. E che cos'è l'order flow? L'order flow ha una sua essenza in due strumenti che sono il book e il time and sales. Questo è un book e questo è un time and sales. Il book è quindi un oggetto verticale dove i prezzi, cioè i prezzi in bid, i prezzi in ask, e, scusate, le quantità in ask e le quantità in bid, e questo è il Bund, un mercato piuttosto cicciotto, e questo è, e come vi dicevo, è la parte degli ordini passivi, cioè quelli che sono qui a aspettare di essere eseguiti. Il time and sales invece vi mostra per ogni con un timestamp il volume, ok, e se ha colpito l'ask o il bid, quindi lo vedrò rosso se ha colpito il bid e lo vedrò verde se ha colpito ask. Quindi verde vuol dire perché è salito il prezzo, rosso è sceso il prezzo, cioè non è detto che sia sceso il prezzo, ma vuol dire che ha colpito comunque, se è rosso ha colpito il bid e se verde ha colpito l'ask. Questi due oggetti che esistono da tanto tempo, perché il time and sales una volta si chiamava ticker tape, ma esiste da tempo immemore, sono una rappresentazione dell'order flow. In realtà non del tutto, perché la maggior parte dei time and sales non vi fa vedere gli ordini dal punto di vista di chi colpisce, ma di chi è colpito. Quindi se io ad esempio sul book ho 100 pezzi e sono fatti da 100 operatori, il time and sales normalmente, se vado, arrivo in ordine da 100, vi fa vedere 101, ok? Viceversa, a me non me ne frega nulla di sapere che ho un ordine da 100 colpito 100 volte l'1. A me interessa capire che c'è qualcuno che ha fatto un ordine da 100 lotti, perché 100 lotti è un ordine rilevante. Quindi alcuni time and sales hanno questo genere di approccio, quindi di vedere gli ordini dal punto di vista dell'aggressore, ma la maggior parte ce l'ha dal punto di vista del passivo. Ecco perché, tra l'altro, time and sales ha anche un altro difettuccio di essere velocissimo. Adesso qua non mi ricordo se si vede il video. Vabbè, comunque se avete mai visto un time and sales, questo è un video del time and sales magari un po' sfocato, vedete che la velocità del time and sales, ma anche quello del book, è talmente elevata che è difficile, secondo me. Poi chiaramente scalper che fanno solo book e time and sales sono bravissimi, hanno affinato le loro tecniche, ce ne sono tanti che fanno solo book e time and sales, però io cercavo qualcosa che fosse un pochino per meno autistico, nel senso che non mi ricordo tutti i livelli di prezzo, che quanto erano i prezzi su ogni livello, quindi cercavo qualcosa che mi desse qualcosa di più. Il footprint è stato il primo mio approccio al mondo dell'order flow. Il footprint che cos'è? È un grafico candele tradizionale, che può essere a tempo, a range, a volumi, eccetera, in cui vengono indicati dalla parte di destra gli ordini che hanno colpito l'ask in verde e dalla parte di sinistra gli ordini che hanno colpito il bid in rosso. Quindi qui non solo ho la candela tradizionale, ma so anche qual è stata la prevalenza degli ordini tra bid e ask, ok?
Quindi ho la parte degli eseguiti visibile. Quindi nel order flow, che mi ripeto sono book più eseguiti, ho la parte degli eseguiti. Mi manca però la parte della storia del book. Ecco che quindi a questo punto compare la piattaforma come Volbook, che adesso vi condivido. Spero che la vediate. Mi date un feedback se la vedete? Aspettate, sì, ok, la vedo su YouTube, ok. Questo è Volbook. Che cos'è Volbook? È la visualizzazione di entrambe le cose, gli eseguiti e la liquidità. Questa parte qua sono la liquidità, cioè gli ordini presenti sul book, in questo caso è ES, e questi pallini sono gli eseguiti. Quindi voi vedete, proviamo a zoomare un attimo. Oggi è un po' lenta anche perché purtroppo ci ho aperto la piattaforma da un sacco di ore, quindi gestisce la quantità di dati rispetto a una piattaforma tradizionale che è mostruosa, quindi richiede anche, diciamo, un buon flusso internet. Ecco, vedete questi pallini verdi o rossi? Non sono altro che gli eseguiti che hanno colpito il bid o l'ask. Quindi ho una pallina verde se ho un ordine che ha colpito l'ask e ho una pallina rossa se ho un ordine che ha colpito il bid. Bid e l'ask sono verdi e rossi, sono queste linee qua. Quindi questo qua verde è il best bid e questo rosso è il best ask, che vedete corrispondono al best bid e il best ask che vedo qua sul book. Ok? Quindi fondamentalmente questa piattaforma mi fa vedere gli eseguiti. E quindi mi fa vedere gli eseguiti al tick, e quindi questo lo fanno tutte le piattaforme che hanno la possibilità di vedere gli eseguiti al tick, ma mi dà un'informazione in più, mi dà la dimensione dell'eseguito. Quindi io qui sopra ho la dimensione dell'eseguito, quindi la dimensione la vedo visivamente dal fatto che l'area del cerchio è tanto più alta quanto più elevato è il volume battuto. Ok? Quindi la dimensione del volume è un elemento che mi identifica in maniera chiara il volume. Capisco che questi volumi qui sono trascurabili, tanti perché sono tanti ordini frequenti, ma sono trascurabili, mentre questo è grosso, eccetera. Ora voi vedete che questo grafico è a torta di mele, perché vedete che questa pallina qua è mezzo, più che altro verde e un po' rossa. Perché? Perché ovviamente dentro questo secondo in cui è stato eseguito questo ordine, in realtà ce ne sono tanti, vedete che sotto ce ne sono già anche tanti altri. Quindi fondamentalmente la piattaforma non fa altro che andare a aggregare e darvi un'idea visuale immediata del fatto che su questo livello siano stati colpiti sia bid che ask. Quindi all'interno, vedete, si può zoomare fino al millesimo di secondo, anzi anche più in là in realtà. Io in realtà se vado a zoomare, 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 la mia torta di mele si separa in due ordini. Quindi quest'ordine verde grosso e quest'ordine rosso più piccolo. Quando io le riaggrego mi si forma la torta di mele. Ovviamente questo è un tipo di visualizzazione che posso scegliere di vedere anche sotto forma di delta. Quindi io posso dire che non voglio il bid ask, ma voglio il delta, cioè io voglio vedere la differenza, ok, tra bid e ask. Quindi se all'interno di questo prezzo sono stati battuti sia degli ordini in bid, non so, per 100 e degli ordini in ask per 10, io voglio vedere la differenza e la differenza è segnata come livello di delta. Quindi la visualizzazione sotto forma di delta o sotto forma di volume totale, quindi di torta di mele, è una scelta soggettiva. Io ogni tanto switcho tra le due cose perché la torta di mele mi permette di vedere il volume totale, eccetera. Il volume, tra l'altro, è relativo, cioè la dimensione delle palle, delle bolle è relativa al pezzo di grafico che sto guardando. Io vedo su YouTube che forse non è in altissima risoluzione questa roba, ma va bene, questo è fondamentalmente la prima informazione. Questa informazione in realtà io ce l'ho anche su Footprint, perché sono gli eseguiti per ogni livello di prezzo. Però mentre il footprint è una classica candela, e quindi ad esempio in una candela
da 5 minuti, per esempio, io potrei avere che il prezzo sale, il prezzo scende, il prezzo sale, il prezzo scende. La quantità di volumi che vedo su un footprint è una, come diciamo, questo è un footprint, è una somma di quello che è avvenuto in quei minuti, ok? Quindi questo genere di visualizzazione è ovviamente molto più dettagliato. Ora, ci sono pro e contro, nel senso che per qualcuno dice, ma vedere i grafici al tick forse è esagerato, ma in realtà vi ricordo che dezoomando voi avete l'andamento del prezzo in maniera estremamente pulita e vedete ogni singolo movimento del prezzo. L'altro aspetto interessante in questo caso è la liquidità, cioè la liquidità ha una storia e voi potete vedere sostanzialmente qual era il book in ogni istante, ok? Quindi adesso questo qui è S, è un pochino più complicato, andiamo a prendere CL. Ok, CL è forse perché S durante la sessione americana è veramente molto complicato. Vedete qui, questa qui è la liquidità, per esempio, che aveva CL, che incomincia a una certa ora, ok? E man mano che il tempo passa, questa liquidità diventa via via più grossa. Cioè alle 14:17 qua c'erano 137 ordini in attesa sull'ask, ok? Prima erano meno, erano magari 106 qua, erano 107 qui, insomma, sono man mano che il tempo passa e il prezzo si avvicina, si gonfia, ok? E vedete quindi che la liquidità a un certo punto si crea una zona di forte liquidità che tende a respingere il prezzo. Infatti io sono entrato short qui, poi ho fatto un'operazione veloce oggi perché appunto stavo preparando le slide. Però ho cercato di vendere quando ho visto apparire di nuovo questo cappello di liquidità sopra questo livello di prezzo che è stato il daily high, cioè il valore più alto della giornata. Quindi la piattaforma vi fa vedere anche questi che si chiamano important levels, che sono il daily high, il daily low e il daily open, cioè il prezzo d'apertura massimo e minimo della giornata. È stata un'operazione veloce, l'ho chiusa qui, quindi pochissimo movimento preso, però vabbè, era, vi dicevo, stavo facendo queste altre cose. No, normalmente non tendo a fare lo scalper per prendere pochissimi tick. Ok, questo quindi è quello che si può vedere, la liquidità e gli eseguiti. Ok? Inoltre ho tante altre cose che posso vedere. Da una parte qui posso vedere anche il daily volume profile, quindi questo è il volume profile della sessione, ok? Dove chiaramente posso vedere, io spero che di volume profile abbiate già delle competenze, quindi il volume POC, i punti diciamo di picco, volendo si possono plottare le value area se uno vuole, io non le ho plottate, eccetera. E quest'altro invece è il daily delta profile, cioè mi fa vedere sui livelli di prezzo il delta, cioè il bid-ask, quindi quando vedo un forte livello rosso vuol dire che sono stati principalmente ordini che hanno colpito il bid e un livello verde ordini che hanno colpito l'ask, ok? E vedete che in cima normalmente ho principalmente volumi che hanno colpito l'ask. Normalmente grossi picchi di volume di delta sono potenziali punti di swing, ok? Che rappresentano poi gli assorbimenti, poi cercheremo di capire un po' che cosa sono l'assorbimento e l'esaurimento, magari faremo altro webinar perché siamo già a 50 minuti, sono molto prolisso. Comunque questo è quello che vedo con Volbook, quindi gli eseguiti e la liquidità, queste sono le due cose. Quest'altro che cos'è? Quest'altro è il visible order flow, cioè fondamentalmente è il footprint della porzione di schermo che sto guardando. Quindi se io zoomo, ok? Mi compare esattamente come un footprint di tipo tradizionale, con i numeretti relativi alla parte di grafico che sto guardando. Ok? Quindi ho i prezzi che hanno colpito il bid, i prezzi che hanno colpito l'ask, oltre ad avere la visualizzazione netta, ad esempio, di un delta positivo, cioè di una salita con delta positivo qui sopra, cioè vedete che i pallini sono principalmente azzurri, azzurri vuol dire verdi, cioè vuol dire, e viola vuol dire rossi, è un formato grafico che così, mi piace più di quello verde e rosso, ma è lo stesso significato. Quindi qui posso vedere direttamente la dimensione importante di questi ordini che hanno colpito l'ask, e il delta che sale, e il prezzo che sale, e lo vedo anche qua, ok? Quindi ho una doppia visibilità. Quindi ho
Volume profile, delta profile e footprint della porzione di grafico che sto guardando. Più zoom e più il mio footprint diventa come un equivalente al footprint a 5 minuti. Cioè, se volessi qui metto 5 minuti di time frame, questo è equivalente a quello che vedo in un footprint di 5 minuti. Quindi ho con un'unica piattaforma ho la visibilità del footprint e la visibilità degli singoli eseguiti e della loro dimensione in maniera molto evidente. Dopodiché i volumi. I volumi classici sul prezzo, quindi vedete qui il picco di volume nell'accelerazione, guardate qua questa chiarissima ordine algoritmico, ok? Quando io ho questi ordini spesso tutti ravvicinati alla stessa distanza, stessa dimensione, sono algoritmi, ok? E guardate qui, questi sono tutti algoritmi che lavorano, che non fanno ordini grossi, ma fanno una raffica di ordini tutti vicini, ok? E ovviamente questi ordini sono distanti magari un millisecondo l'uno dall'altro, quindi roba che solo una macchina può fare. Volumi, e questo è il cumulative volume delta, quindi l'indicazione del volume delta, cioè la somma sostanzialmente di tutti gli ordini che hanno colpito il bid meno quello che hanno colpito l'ask. Quindi sostanzialmente se il delta sale, come qui, ho il volume delta e il CVD che sale, ok? Questa è un'indicazione abbastanza importante, ok? Vedete che durante tutta questa fase di salita, ok, del petrolio, CL il petrolio, vedete che da quando hanno raggiunto il minimo qua, hanno cominciato a salire di delta, ok? Quindi il delta che sale e il prezzo che sale. Non è sempre così. Oggi in Telegram qualcuno del gruppo in volumetrica dei clienti scriveva appunto che c'era una fortissima divergenza sul DAX. Verissimo. Oggi il DAX ha fatto uno strano scherzo, quindi di salire, di scendere di prezzo di tantissimi punti con un delta che saliva. Vedete qua. Durante la discesa, il DAX oggi, a differenza del DS che è parte degli indici americani, è sceso durante tutta la giornata, però l'accelerazione grossa era data in apertura del cash americano, il delta che saliva ma il prezzo che scendeva. Perché se noi guardiamo qui, quello che sta succedendo è che sostanzialmente, qui si va un po' più sul tecnico, e il delta è negativo, è positivo, perché fondamentalmente c'era gente che cercava di comprare market, ma trovava un book fortemente carico in ask, quindi i tentativi che erano fatti di comprare market generano un delta positivo, perché io ho grossi ordini che colpiscono l'ask, grosso sforzo ma poco risultato, quindi con tantissimi ordini che colpiscono l'ask io non riesco a spostare il prezzo, perché il book nella parte alta era molto più pieno che in quella bassa, ok? Quando invece arrivano i venditori aggressivi, loro con pochissimo sforzo, vedete qua, con pochissimo sforzo, vedete qua, guardate questi qua, questi livelli qui dove sono grosse le palle, quindi grossi volumi e poco salita, quest'altro invece palline piccoline, quindi vendite piccole come size, ma il prezzo si muove molto di più, è sempre così, grosso sforzo, guardate questi grumi di sforzo, risultato zero. Questa gente ha comprato a mani basse sull'ask, ma non è riuscito a muoversi, perché evidentemente sull'ask c'era una quantità di iceberg mostruosa che impediva al prezzo di salire. Viceversa, quando si mettevano a vendere in maniera aggressiva, con pochi pezzi riuscivano a portare giù il prezzo. Ok? Questa è la ragione della divergenza tra il CVD e il prezzo. Ok, cos'altro si vede? Si vede sui mercati che lo permettono, come oggi è lenta perché a quest'ora qui c'è tutta la giornata caricata di tanti strumenti, normalmente è più veloce, la mattina è molto più veloce, io sono un po' colpa mia perché tengo un sacco di strumenti accesi. Ecco, questo è il Nasdaq, vedete che il Nasdaq mi fornisce anche l'indicazione degli iceberg, ok? Guardate per esempio questa cosa qua sul minimo di giornata. Cosa sono gli iceberg? Qui dentro mi identifica gli ordini buy fatti dagli iceberg, cioè io qui avevo una liquidità magari non visibile, cioè non particolarmente rilevante, ma sul minimo di giornata sono arrivati un sacco di iceberg, di compratori che non erano visibili sul book, ma che sono arrivati a comprare quando il prezzo è arrivato a questo livello ed è stato il minimo della giornata.
adesso, un daily low. E in generale questo comportamento ce l'ho spesso quando ho un'accelerazione del CVD, quindi picchi molto forti, molto discesa molto forte. Se arrivo a un punto che ho un'azione cosiddetta responsive, cioè di risposta degli acquirenti che non necessariamente erano visibili sul book, ma hanno deciso di comprare senza essere visibili. Guardate invece questo massimo di questo swing che è caratterizzato dal contrario, cioè da forti iceberg in vendita, cioè il prezzo saliva, qui dentro la liquidità era visibile perché avete questa macchia. Ecco, scusate, mi sono dimenticato di dirlo perché per me è scontato, ma vi chiedo scusa di questo. La macchia è tanto più rossa o arancione quanto più è alta la liquidità. Anche in questo caso devo andare. Posso visualizzare quant'era la liquidità andandoci sopra, qui sopra, e ricordiamo che l'Asdaq è un contratto molto sottile, quindi 28 era comunque la liquidità. E qui in questo diciamo, prezzo che saliva, la liquidità è arrivata e ha respinto il prezzo. Nello stesso tempo sono arrivati degli iceberg a vendere, quindi la liquidità non era tutta qua. Questa era quella visibile e questa era quella invisibile. Quindi l'indicazione dello swing che mi può dare l'iceberg è abbastanza importante. Ovviamente non prendete che tutte le volte che c'è un iceberg alto devo comprare, tutte le volte che c'è un iceberg basso devo vendere, perché non è sempre così, dipende da poi la forza, diciamo, di chi compra e vende. Ovviamente tutti i mercati sono diversi, diciamo, questo per esempio è YM, è un mercato decisamente più piccolo di S, vedete che il numero di ordini nell'unità di tempo è molto più basso, ok? Però YM, che è il Dow Jones, scusate per chi non conosce le sigle dei future, ha il vantaggio di avere a volte dei livelli di liquidità molto più puliti e netti, ok? Questo vedete che le differenze sono importanti. Ad esempio, qui dentro ho 145 a questo livello contro una media di 15-20, quindi questo è un livello importante di liquidità, ok? Che può fungere sia da trattore che da repulsore. Poi questo lo vediamo, l'abbiamo visto bene perché ha fatto il corso. Idem può dirsi per RTY, che è un mercato anche questo molto sottile. Anche su RTY ha fatto un paio di trade oggi in apertura. Però ecco, vedete anche RTY, a volte con quella liquidità arrivi a un certo momento per respingere il prezzo. È una liquidità che non è stabile, non è una liquidità che c'è da tanto tempo, è una liquidità fresca che è arrivata su questi livelli. L'oro forse è un pochino più leggibile, l'oro ha soprattutto durante la mattina dei livelli di liquidità abbastanza puliti. Anche in questo caso vedete sull'oro, guardate sull'oro durante la discesa dell'oro. Avevo dei picchi del CVD che è arrivato a dei livelli molto alti, quindi fortissimo delta in discesa. Prima risposta degli iceberg fallita perché poi il prezzo è sceso ancora. Seconda risposta degli iceberg che stavolta ha fermato, ok? Corrispondenti al minimo del CVD. Il CVD volendo lo posso settare anche non in formato totale, ma in modalità cosiddetta momentum, cioè posso vederlo in maniera più. Vabbè, insomma, questo è un dettaglio che poi si può vedere da altre parti. Ok, quindi fondamentalmente la piattaforma permette di vedere queste cose qui. Quindi liquidità, iceberg. L'iceberg ovviamente lo vedo sempre dopo, non è che l'iceberg so già che l'iceberg è a quel prezzo, eh? L'iceberg per essere visto bisogna conoscere come funziona un cosiddetto LMBO, cioè il market buy order, che permette appunto di visualizzare gli iceberg dopo che sono stati eseguiti. Tecnicamente è un po' lungo da spiegare, ma se volete faremo un webinar apposta per spiegare cos'è il market buy order e com'è l'order ID, come funziona la visualizzazione degli iceberg. Però diciamo che è un dettaglio tecnico che può anche non interessarvi. L'importante è la sua visualizzazione come picchi, come spike di iceberg che respingono il prezzo. Cos'altro si può vedere? Possiamo vedere tante altre cose, questo è l'imbalance del book, eccetera. Però fondamentalmente le cose più importanti sono due. Io vedo che molte persone che si avvicinano a questa analisi volumetrica si riempiono di indicatori. Gli indicatori più importanti sono gli eseguiti, quindi la dimensione delle palline e il loro colore e la liquidità.
Interessanti invece sono questi qui, che sono l'absorption e lo stop run. Vediamo, ne prendiamo, questo forse ce ne sono un po' troppi, andiamo a prendere un mercato che ne ha di meno forse. Ok, Nasdaq, ok. Questi oggetti qui, vedete questi numerini che vedete adesso, non so se su YouTube si vedono, qui c'è scritto 211, qui c'è scritto 224, qui c'è scritto 264. Che cosa sono? Sono gli stop run, cioè sono dei degli ordini in cui un fortissimo ordine di vendita ha fatto sweeping, cioè ha spazzato via vari livelli del book. E questi stop run io li uso moltissimo la mattina, perché generalmente dopo uno stop run in discesa segue sempre una salita, e dopo uno stop run in salita segue sempre una discesa. Questo non è del tutto vero quando il mercato americano è aperto. Io considero gli stop run dei bancomat durante il mercato, durante la mattina, ma è un po' meno vero durante la, diciamo, la giornata della sessione cash. Comunque questo è lo scopo dello stop run, quindi li trovate qui dentro. Adesso in questo caso sono settati in maniera tale che se io ho almeno 100 ordini che hanno mosso almeno 10 tick all'interno di 100 millisecondi, ho uno stop run. Quindi uno stop run non è altro che una cosa che l'algoritmo conteggia purché il prezzo si muova di almeno 10 tick in meno di 100 millisecondi con almeno 100 ordini eseguiti. E sono cose che ovviamente devo settare, e non sono uguali per strumento. Perché il tick del DAX, per esempio, è diverso dal tick di NQ. Il tick di NQ è più piccolo, il tick di S è più del doppio di quello di NQ, e quindi a seconda del tipo di strumento devo cambiare sia il numero di tick sia soprattutto i volumi, perché è chiaro che NQ è un mercato sottile e S scambia molto di più di NQ, e quindi il numero, se mettessi 100 su S vedrei un sacco di pallini, quindi non avrei nessuna indicazione, perché troppa indicazione è una non indicazione. La stessa cosa posso farla con il cosiddetti absorption. L'absorption è un'indicazione invece di quando il prezzo non si muove, ok? In questo caso io voglio che vedere un ordine che in cui ci sono stati almeno 100 volumi che hanno colpito o il bid o l'ask, ma il prezzo non si è mosso, cioè è rimasto lì, massimo un tick di variazione, all'interno di 100 millisecondi. Quindi se in un decimo di secondo io ho almeno 100 eseguiti senza che il prezzo si sia mosso, io lo considero un assorbimento. Cioè significa che qualcuno, mentre io cercavo per esempio di colpire l'ask, sull'ask c'erano almeno 100 ordini che mi hanno bloccato la salita, perché che fossero visibili o invisibili non conta. Il risultato è che ho fatto un grosso sforzo per cercare di muovere il prezzo, ma il prezzo non si è mosso e si chiama assorbimento. Ok, ora sono già passate le 7, ma io non ho problemi a continuare fin quando volete. Diciamo che le cose che si vedono su Volbook sono principalmente queste. C'è anche il book speed, il liquidity tracker, ma il VWAP, cioè il volume weighted average price, con le sue bande, diciamo, chiamiamole bande di Bollinger, cioè sono le deviazioni standard del VWAP. Il VWAP è il volume weighted average price, quindi il volume medio ponderato, il prezzo medio, scusate, ponderato per i volumi, che è un valore molto importante perché è un po' il benchmark di quelli che sono in sala trading. Cioè supponendo che il vostro capo della sala trading vi dica: dovete comprare 50.000 contratti di NQ e in un'ora, se avete comprato sotto il VWAP avete comprato meglio del prezzo medio ponderato di quel periodo, se avete comprato sopra siete delle capre. Ok, quindi il vostro bonus di fine anno dipenderà di quante volte riuscite a comprare meglio del VWAP o vendere, cioè sotto il VWAP o vendere sopra il VWAP. Quindi è un benchmark che viene molto utilizzato a livello istituzionale. In questo caso è un VWAP di tutta la sessione, ma io posso scegliere di fare un VWAP mobile, per esempio, che cambi ogni ora, ogni mezz'ora, eccetera, a seconda di quello. E ovviamente è come una media mobile: più è lungo il periodo e più tende a essere piatta.
e se lo metti all'orsetto con una finestra mobile più breve, tende a seguire il prezzo molto di più. Va bene, queste sono fondamentalmente le cose che vedo con Volbook, ma come le uso? Allora, fondamentalmente la modalità di utilizzo della piattaforma è quella di comprendere sempre chi sta comandando il mercato. Quindi lo posso vedere sia se io voglio fare operazioni molto veloci di swing, ad esempio cercando di seguire fondamentalmente il colore delle palline, sia di cercare eventuali potenziali punti di inversione che possono essere in prossimità dei livelli di liquidità. La liquidità è una resistenza potenziale, ma è anche un attrattore. Perché un attrattore? Perché abbiamo detto che i grossi operatori vogliono scambiare dove c'è più liquidità, perché hanno la possibilità di scambiare maggior numero di contratti. Quindi qua, ad esempio, che ci sono 69 contratti, è più facile scambiare rispetto a qua che ce ne sono 16, ok? O qua che ce ne sono 14. Quindi se io voglio comprare un sacco di pezzi, andrò a cercarmi la liquidità, perché il mio obiettivo è magari comprare, mettermi in casa, nel carniere 1000 pezzi di NQ, perché non sono retail, sono gente che 1000 contratti di NQ sono bazzecole, e non deve cercare di comprare il meglio possibile, ma deve andare a cercarsi i prezzi dove la liquidità in offerta c'è, dove c'è gente che vende, ok? Perché se io mi metto qua e dico mi metto limit qua, probabilmente non mi seguono mai, quindi non ho raggiunto l'obiettivo che il mio manager mi ha dato di comprarmi 1000 pezzi entro stasera. Quindi se devo comprarmi 1000 pezzi entro stasera, io continuo a comprare a prezzi più alti e sarò tanto più contento di trovare la liquidità, perché sulla liquidità incontrerò venditori che mi cedono i loro contratti. Quindi la liquidità attrae, e attrae tanto più è una liquidità stabile, cioè da quanto più tempo è lì. Vedete, cioè più la liquidità tende a essere sul prezzo da tanto tempo, e tanto più questa liquidità farà da attrattore, ok? Enrico, scusa se ti Sì. interrompo, ma siccome è già un'oretta che passa che parli, Sì. dici, nel senso adesso che dopo le funzionalità, come si utilizza, magari lo facciamo in un altro webinar, perché Sì. altrimenti se no... Già gli ho dato un sacco di informazioni, vedo che qualcuno comincia a staccare, si vede che... Quindi se dici... No, una domanda sola che avevo visto, scusa un attimo. Anzi, se puoi dire velocemente, uno ha fatto una domanda, ci sarebbe a questo momento quando c'è divergenza delta prezzo? Puoi spiegare solo un secondo, un Non attimo. ho capito, scusami. Chiede se è un assorbimento quando c'è una divergenza tra il CVD e il prezzo. Quindi... Sì, fondamentalmente sì, perché nel caso del DAX di prima, ad esempio, avevamo che tutti i tentativi di comprare, quindi avevo un delta positivo, venivano assorbiti da coloro che erano fermi in limit in ask e vendevano tutto ciò che queste persone tentavano di comprare, e quindi era tanto sforzo da parte dei compratori senza risultato. La legge è effort result, sforzo, lo sforzo deve avere un risultato. Se lo sforzo non ha un risultato, vuol dire che dall'altra parte ho qualcuno di più grosso che mi sta bloccando, ok? Quindi quando ho una divergenza tra il CVD e l'andamento del prezzo è probabilmente perché dall'altra parte mi stanno assorbendo, ok? Quindi sì. Bene, vediamo se c'è qualche altra domanda. Sì, ecco, vabbè, ho già risposto. Io le prossime. Non possiamo andare avanti, per favore, che una persona, vabbè, direi No, che. io non ho problemi, ma Sì, meglio fare un altro webinar se a te non dispiace. sì, no, non ho problemi. Io sono disponibile sia a fare l'altro webinar che a fare anche quello approfondimento per chi aveva fatto il corso. Ecco, due cose volevo dire importanti. Uno, che questa piattaforma richiede un flusso dati di qualità. Cioè, non potete buttare dentro una piattaforma del genere che fa gli eseguiti al tick, eccetera, un data feed che non abbia qualità. Quindi occorre, in questo caso è Rhythmic, un data feed come Rhythmic, che abbia il cosiddetto full depth of market, quindi che veda tutti i livelli del book. Questo non è possibile purtroppo ad oggi per l'Eurex, quindi per Eurex che dir se voglia, cioè il DAX, Bund, Eurostoxx 50, eccetera, però per i futures americani c'è.
se possibile abbia il market by order, perché color market by order posso vedere gli iceberg, e che non aggreghi gli ordini. Quindi se io voglio una piattaforma di questo genere non ci posso buttare dentro spazzatura, perché garbage in, garbage out è una regola, cioè butto dentro un flusso dati schifoso, otterrò un risultato che non è attendibile. Cosa altro volevo dirvi? Semplicemente ora se faremo altri webinar e vedremo un po' tutte queste cose meglio, lo spoofing, l'auction skewing, però volevo dirvi, se vi interessa, è possibile ottenere uno sconto per la piattaforma di Volumetrica. Quindi se vi interessano queste piattaforme, quindi Volbook ma anche Volsys, mi potete scrivere via Messenger o Facebook o a questo indirizzo email e io vi mando un coupon di sconto. In questo caso poi dovete entrare sulla home page di Volumetrica da questo link e una volta che avete scelto il vostro prodotto, il vostro tipo di abbonamento, vi otterrete uno sconto, che è uno sconto del 22%, quindi piuttosto importante. E io vi dico che da questa cosa qua ho un conflitto di interesse, non so, a me arriva una piccola quantità di soldi dai vostri abbonamenti, lo dico in maniera trasparente, che non tengo. Cioè io tutto ciò che ho sempre guadagnato dalla vendita di corsi o roba del genere, ne faccio pochissime, in verità uno ogni due anni, ho sempre dato tutto in beneficenza. Così farò anche per questi soldi qua. Però a voi non interessa, voi lo sconto ce l'avete lo stesso. Chi si abbona per almeno 3 mesi alla piattaforma di Volumetrica può accedere gratuitamente al mio gruppo Facebook, dove tutti i giorni ci sono, da anni ormai, diciamo, concetti relativi all'analisi volumetrica dell'order flow. Ovviamente si può accedere volendo al gruppo Facebook anche facendo una donazione diretta di almeno 100 euro a dei reparti di ospedali per l'infanzia, che sia quello della vostra città o quello della mia, poco conta, e in questo caso se volete contattarmi in privato per i dettagli. Questa, diciamo, soluzione a me ovviamente fa più comodo, perché non mi arrivano i soldi, non ci devo pagare sopra le tasse e quindi vanno in beneficenza tutti e due, anche quelli che mi arrivano dalle altre parti, però almeno questi diciamo non ci pago sopra le tasse io. Però ovviamente se uno fa la beneficenza così non ha la piattaforma, quindi se viceversa sceglie di abbonarsi alla piattaforma, sia alla piattaforma sia fa la beneficenza. Scusate di questa marchetta finale, diciamo, economica, ma per me è un progetto in cui credo, anzi le persone che hanno nel mio gruppo Facebook abbiamo recentemente raccolto diverse migliaia di euro, li ringrazio tutti, e sono stati donati al reparto di oncologia pediatrica di un ospedale e al reparto di terapia intensiva dello stesso ospedale. E quindi grazie a coloro che hanno contribuito, sono stati molto 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 generosi. E basta, questo è quanto, poi vedremo la parte, diciamo, operativa meglio se volete con altri webinar. Un'altra cosa, ripeto, secondo me è molto importante analizzare la parte dei bias cognitivi e quindi tutta la parte di psicologia del trading, che è veramente la ragione principale per cui i trader perdono soldi. Quindi su quello sono disponibile volentieri. E poi, ripeto, c'è per chi ha frequentato il corso dei V-Days, ecco, anche chi ha frequentato il corso dei V-Days può partecipare al gruppo Facebook. Chi ha diciamo, partecipato, chi, per quelli che hanno partecipato al corso, faremo un altro evento, diciamo, più tecnico, perché abbiamo lasciato alcuni pattern in sospeso, abbiamo visto, non so, l'elefante, l'elefantino e così via, andremo a spiegarli meglio, anche gli stop run e così via, quindi faremo un evento più tecnico. Questo era molto introduttivo alla logica dell'order flow e della piattaforma. Io sono disponibile, vedo un sacco di... Qualcuno fa anche domande cattive, dice: hai fatto lo stesso webinar anche per Bookmap? Sì, è vero, possiamo anche citare, penso Volbook è stata pensata, diciamo, è stata implementata partendo da Bookmap. Io ho utilizzato Bookmap per diverso tempo e insieme a Volumetrica abbiamo messo a posto Volbook, quindi io e il mio Sant'Antonio da Rovigo, perché io gli faccio gli user requirement, gli scrivo cosa vorrei e lui in giro di un giorno o due mi realizza sempre tutto. Quindi stiamo lavorando per ottenere una Volbook perfetta, ok? Ci sono ancora quelle cose da mettere a posto, ma direi che
rispetto alla Volbook di 3 mesi fa o 6 mesi fa, è completamente un'altra piattaforma. Ed è a questo punto paragonabile, con prezzo che è decisamente più concorrenziale, oltre ad avere il fatto di avere un'assistenza in italiano e anche una maggiore reattività, devo dire, alle esigenze di chi vuole fare modifiche sensate sulle piattaforme. Quindi per me, diciamo, vanno bene entrambe le piattaforme. Chiaramente ora sono qui a fare il webinar con Volbook, e perché è una piattaforma che uso, lo vedete, l'avete visto, ci sono degli eseguiti oggi, li ho fatti, io la uso tutti i giorni, lo vedono anche quelli che sono nel mio gruppo. Quindi non ho problemi a rispondere alla domanda di chi ha fatto questa giusta osservazione. Marche. Beh, direi che organizzeremo, dai, il prossimo webinar sia un ulteriore, diciamo, più come utilizzo e anche rispondere a tutte le domande che parecchie, non abbiamo tempo adesso di rispondere a tutti. Quindi direi Va che. bene, io le domande non so se si vedranno ancora qui dentro, se non me le segno. No, ma possiamo, buonasera a tutti, sono Rodolfo. Possiamo organizzare, ciao Enrico, possiamo organizzare, non so, adesso in funzione del webinar di questa sera che ha partecipato, e ovviamente sempre grazie alla tua disponibilità, possiamo organizzare un webinar ad hoc, proprio di interazione solo con gli utenti, in cui magari potranno fare delle domande su quello che hanno, in maniera da approfondire. E diciamo che facciamo un webinar in due parti, la prima parte dove hai parlato tu e la seconda parte dove gli utenti ci faranno appunto le domande e magari lo Sì. progetteremo un po' prima. Se tu sei d'accordo, potremmo fare così, così Va che bene. io, perché adesso rispondere alle domande in fretta in 5-10 minuti non ha neanche senso, invece magari rispondere un po' più approfonditamente in questa un'oretta, forse trovo che abbia più senso e possiamo accontentare poi tutti. Benissimo, ora quindi gli obiettivi potrebbero essere sia quello di rispondere alle domande, sia di vedere anche qualcosa di più operativo. Ora io non voglio, chiaramente, cioè, chi ha fatto il corso e ha pagato i soldi, anche se non era una cifra Esatto. enorme, non può, cioè, non è giusto che Esatto. vi spieghi l'operatività e tutti i pattern che vengono utilizzati, e chi ha pagato il corso dice, beh, adesso li regalate, non è giusto. Però magari qualche dettaglio in più sulle cose basiche, non so, su cos'è un esaurimento, un assorbimento, proprio i pattern più elementari che si possono vedere, li possiamo vedere, ecco, giusto quelli. Chiaramente non mi metterò mai a raccontarvi, insomma, le tecniche Del del corso. pattern del Pacman o roba del genere, insomma, perché non mi sembra giusto. Ok, poi ripeto, invece per chi ha fatto il corso, quando volete, facciamo Sì, per quel. chi ha fatto il corso, magari ecco, ricordiamo anche a chi ci sta ascoltando che comunque lo stesso corso è stato registrato e siccome abbiamo avuto parecchie richieste, abbiamo messo anche a disposizione di chi volesse acquistarle la registrazione del corso, che è stato fatto un corso di 3 giorni in Udace con Paolo Serafini, Edoardo Stucchi, Edoardo Burattini. Enrico Stucchi. E quindi per chi volesse, ecco, può eventualmente dove c'è insomma tanta roba su cui voglio dire approcciare che per chi è nuovo il mondo dei volumi, anche per chi non è nuovo, insomma, io stesso me lo sono guardato e riguardato, è qualcosa di assolutamente interessante. E quindi ecco, per chi ha fatto il corso, ecco, magari organizzeremo con te, ci darei la tua disponibilità di fare questo bonus track che avevi detto, tecnico di live, in maniera tale che quando ci dici avvertiremo tutti per tempo, insomma, vabbè, quello poi è una cosa che ci metteremo d'accordo. Ops, un panzirone da 318 ordini sul Nasdaq. Vabbè, adesso me lo trado, adesso stacco e mi rimetto a tradare, perché oggi mi sono guadagnato comunque la cena, ma diciamo, preparando il corso, lo dicevo prima ad Antonio, voglio un rimborso di mancato profitto, perché oggi è stata una giornata volatile e stamattina ho dormito, vi confesso, perché non ho dormito stanotte, quindi stamattina ho dormito e non ho fatto nulla, e oggi pomeriggio mi sono messo a fare slide, è l'unica giornata in cui si è mosso il mercato in maniera interessante. Vabbè, dai, Beh, la per chi fosse, scusa che rispondo, per chi fosse interessato al corso può scrivere una mail a noi a info@volumetricatrading.com e lì vi daremo tutti quanti i dettagli di come averlo, dei costi e quant'altro.
E questo webinar registrato all'inizio, sì, su YouTube ci sono tutte le registrazioni, una volta finita la diretta sarà disponibile il webinar assolutamente. Bene, io saluterei tutti quanti, ringrazio moltissimo Enrico per la sua disponibilità, speriamo di averlo tante altre volte con noi, perché come avete capito, insomma, è un trader con la T maiuscola, ed è una persona estremamente tecnica e professionale. Con lui, come vi ha detto, abbiamo avuto la possibilità di implementare in maniera significativa il nostro boybook, e E non quindi abbiamo finito, non abbiamo non abbiamo finito. finito, e lo ringraziamo assolutamente anche per questo, perché insomma, da chi trada tutti i giorni escono sicuramente delle osservazioni tecniche, delle, anche perché quando ci manda le osservazioni tecniche non è una parolina, cioè le documenta con foto, con spiegazioni, quindi cioè, è proprio, è una persona, è un tecnico, un trader tecnico, come deve essere un trader. Bene, lo ringrazio ancora, ringrazio tutti i partecipanti del webinar e una buona serata a tutti quanti. Grazie Enrico per la tua collaborazione. Grazie a voi.